Dare visibilità ai risultati ottenuti in ambito sportivo da società e atleti della provincia di Campobasso negli ultimi 12 mesi. Emozioni sportive 2022 è l'evento promosso dal CONI. Ma andiamo a vedere. Professoressa, un incontro di fine anno per le benemerenze, le stelle e quant'altro per le società, i dirigenti e gli atleti molisani della provincia di Campobasso, in particolare che si sono distinti in quest'anno, lo stato di salute dello sport, delle società molisane in un periodo sicuramente non facile per tutta l'economia e il movimento sportivo nazionale. Sì, sicuramente questo è un momento intanto di una cerimonia di premiazione, ma una premiazione che significa percorso di condivisione tra le varie federazioni. Quindi in questo momento non abbiamo una singola federazione, ma abbiamo invitato tutte le federazioni del territorio. E stiamo parlando della provincia di Campobasso, ma noi premieremo in primis le benemerenze sportive date dal CONI. E il massimo della benemerenza, il massimo dell'attestato e del premio che si può avere dal CONI non è facile, viene deliberato direttamente da una commissione nazionale. Oggi abbiamo 11 persone che verranno premiate tra persone e società sportive, perché il premio va al tecnico oppure può andare alla società sportiva o al dirigente. Contemporaneamente, proprio per creare un ritorno a quella che è la normalità, ma soprattutto anche la condivisione e la comunità sportiva, perché abbiamo bisogno di sentirci vicini, di creare quella sinergia che può aiutare a dare delle occasioni di crescita per tutto il territorio. Quindi in questo momento noi abbiamo dirigenti tecnici e abbiamo anche ovviamente gli atleti. Tutto quello che noi facciamo è predisporre le occasioni affinché gli atleti possano crescere a secondo le proprie potenzialità e raggiungere risultati sempre migliori. Questo è il compito che hanno sia i tecnici che i dirigenti sportivi. Inoltre, proprio per questo, per cercare di dare un po' quello che è il senso del lavoro di un anno, abbiamo deciso di premiare anche, oltre a due nominativi indicati dalle singole federazioni sportive, abbiamo deciso anche di premiare tutti coloro che partecipano alle federazioni ai progetti nazionali del CONI. In realtà si tratta di due progetti strutturati rivolti a far sperimentare sport e un terzo progetto che è il Trofeo CONI, quello in cui gli atleti delle varie federazioni si incontrano tra di loro in vere e proprie competizioni. Lei che lavora soprattutto in ambito scolastico, cosa sta facendo, cosa può fare ancora la scuola nella crescita psichica, relazionale, motoria dei ragazzi che non sempre sono attratti dalle discipline sportive? Bella domanda. In realtà lei mi sta dicendo che cosa possiamo fare per aiutare a crescere i nostri allievi. I nostri allievi, i nostri studenti vengono a scuola perché la scuola è un segmento all'interno del quale loro trovano le occasioni di crescita. Il percorso didattico è un percorso che deve prendere sempre cura, deve partire dalla persona e la persona ovviamente deve riguardare l'equilibrio che ci deve essere tra l'area motoria, affettiva, sociale e cognitiva di cui lei mi parlava e che anche attraverso lo sport può avere dei benefici. Quindi la disciplina di scienze motorie, quello che noi praticamente insegniamo tutti i giorni, è uno degli strumenti che possiamo avere a disposizione per facilitare la crescita ed è fondamentale per la singola persona, ma anche fondamentale come anello di collegamento allo sport.